L'applicazione è molto importante perché completa, diciamo sì, sulla base nazionale i sistemi di allertamento che sono anche quelli locali, ovviamente. Funzionerà in una maniera, diciamo così, con una tecnologia definita cell broadcast, un po' simile al segnale televisivo. Questo significa che quando noi entriamo con il nostro dispositivo mobile in una determinata area che appunto è oggetto dell'allarme, il che significa per eventi che si stanno per verificare o che sono in corso, automaticamente sul nostro cellulare riceveremo un messaggio che appunto diciamo descrive la situazione di allerta che si sta, verso cui ci stiamo dirigendo. Il 26 settembre come si svolgerà la prova? Dunque, il 26 settembre verso le 12 il Dipartimento Nazionale appunto invierà questo impulso per cui tutti i nostri cellulari nell'ambito di tutta la regione verranno interessati da questo tipo di test. Automaticamente verrà prodotto un segnale particolare, un segnale uditivo, un suono che non è quello a cui noi siamo abituati delle nostre suonerie, diciamo. Verrà chiesto di dare un ok al messaggio perché è bene che noi prendiamo consapevolezza del messaggio che è arrivato, quindi dobbiamo dire sì, l'abbiamo letto e automaticamente ripristinerà tutte le funzioni del cellulare che nel frattempo verranno interrotte. La prova sarà su tutta la regione Abruzzo, invece in caso di utilizzo proprio nel corso di emergenze saranno selezionate solo alcune celle, corretto? Beh, vengono selezionate le celle interessate, per cui automaticamente, adesso faccio un esempio, nell'ambito delle cinque fattispecie su cui il Dipartimento insieme alle regioni sta lavorando per definire le indicazioni operative, che saranno poi anche divulgate ovviamente, sicuramente ci saranno dei sistemi automatici che definiranno quali sono le aree interessate all'emergenza. Faccio un esempio, se dovesse esserci un allarme tsunami per un evento sismico generato nell'est dell'Europa, automaticamente non verranno certo interessate le aree interne, ma solo quelle costiere, tanto per essere chiari. Oppure, se dovesse esserci un allarme per un'emissione di gas da un'industria a rischio di incidente rilevante, le cosiddette industrie sottoposte alla direttiva Seveso, automaticamente verrà interessata solo l'area oggetto appunto della nube che si sta sprigionando dall'industria. Grazie. Grazie.